La democrazia è malata. Abbiamo sentito dire molto spesso questa frase, ma da cattolici in cammino verso la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, a Trieste dal 3 al 7 luglio, con il presidente Mattarella e con Papa Francesco, siamo chiamati proprio a parlare, a riflettere su partecipazione e democrazia. Siamo in collegamento con il professor Antonio Campati dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Grazie professore per essere con noi. Partiamo Grazie, grazie mille per l'invito. diretti. La democrazia è malata? Da molti punti di vista la risposta è positiva. Perché? Perché è in affanno ormai da qualche tempo e quindi questo affanno si sta un po' trasformando in una vera e propria malattia. Un punto di riferimento di questa crisi ce lo dà sicuramente un bell'intervento, un po' forse trascurato, o perlomeno non ha avuto l'attenzione che forse avrebbe meritato. Un intervento che Papa Francesco ha fatto in un paese emblematico per la storia della democrazia, cioè la Grecia. Nella visita che fece nel 2021 ad Atene, utilizzò nel suo intervento davanti al corpo diplomatico, davanti alle autorità civili di quel paese, utilizzò un'espressione che viene utilizzata proprio dagli scienziati sociali e politici. Parlò il Santo Padre di arretramento della democrazia. È un'espressione che, diciamo, descrive bene questo stato di salute, no? Perché denuncia come nel mondo le democrazie stanno diminuendo o allo stesso modo stanno allentando alcune garanzie all'interno dei rispettivi paesi nei quali si trovano. E quindi è un campanello di allarme che ci impone una riflessione seria sul tema. Da due punti di vista. Il primo è sicuramente da studiosi delle scienze sociali e politiche trovare un collegamento tra la storia del rapporto tra democrazia e dottrina sociale della Chiesa, da un lato. Dall'altro, nel secondo elemento, è quello che sempre Papa Francesco in quell'espressione, dietro quell'espressione o spiegando quell'espressione arretramento della democrazia, aveva utilizzato. Lui infatti diceva la democrazia richiede la partecipazione di tutti e per questo la democrazia è un sistema complesso che richiede fatica e pazienza. Da questo punto di vista, un secondo grande messaggio che quel intervento ci dà: la democrazia richiede fatica e pazienza, e noi oggi spesso tendiamo a dimenticare questo aspetto. Pertanto, una delle questioni più urgenti quando si parla di democrazia è legata al fatto che non la consideriamo un sistema complesso, tendiamo a semplificare, e questo è sicuramente un aspetto negativo. Il ruolo sicuramente della rete, dei mezzi di comunicazione digitale che magari ci hanno dato l'illusione di poter partecipare semplicemente con un clic o con un like, ma anche una politica che attraverso i suoi rappresentanti, le persone impegnate, hanno cercato di evitare di spiegare tutto, ma sono ricorse alla semplificazione, allo stereotipo, a volte proprio al populismo. Ecco. E la democrazia è malata solo di populismo o c'è dell'altro più profondo nella nostra società che in qualche modo ne inficia l'efficacia e la giustizia? Ma sicuramente lei ha utilizzato proprio un esempio emblematico di questa crisi, cioè quello che poi individuiamo col termine disintermediazione, cioè l'idea che con un click si possa fare tutto e che quindi si possano anche superare le classiche mediazioni attorno alle quali e sulle quali la democrazia rappresentativa è stata creata. Quella fase che forse negli ultimissimi anni vediamo un po' in crisi anch'essa, cioè la fase che si potesse fare a meno della disintermediazione, scusi, della mediazione politica e istituzionale, oggi appunto è un po' messa in discussione. Ma perché messa in discussione? Perché è cresciuta la consapevolezza esattamente di quello che diceva Papa Francesco ad Atene, cioè il fatto che la democrazia è un sistema complesso, che significa non tanto che è difficile comprenderla, è complesso partecipare, è complesso
è complesso comprendere le sue dinamiche, no, tutt'altro, ma è complessa perché all'interno della democrazia ci sono tanti equilibri, tra cui quello che appunto regge e sorregge il sistema della rappresentanza politica, che non si possono semplificare, non si può ridurre il rapporto tra rappresentanti e rappresentati in maniera troppo drastica. Giustamente lei faceva anche riferimento alle classi politiche e sicuramente le classi politiche devono avere un ruolo importante in questa fase. Perché? Perché devono riattivare da un certo punto di vista l'interesse verso la democrazia. Naturalmente non è un percorso che si può fare solo a un verso, no? Dall'alto al basso, ma anche dal basso verso l'alto, con la riattivazione chiaramente dei circuiti di partecipazione e di rappresentanza. Ma l'importante, quello che credo sia fondamentale, è non lasciare slegata la rappresentanza dalla partecipazione e viceversa. Appunto, esattamente quando si parla di complessità della democrazia, si intende anche come debbano interagire queste due funzioni, diciamo così, del sistema democratico. Da un lato garantire la rappresentanza, dall'altro lato favorire e garantire la partecipazione. La partecipazione democratica non si esprime solamente attraverso il voto, ma si esprime anche attraverso una partecipazione più attiva negli organismi, nei corpi intermedi, corpi concorrenti, anticoncorrenti, e quindi ecco, a 360 gradi, considerando che comunque tutto ciò che riguarda l'umano alla fine è politica. A Trieste, nella settimana sociale dei cattolici, converranno non solo idee, non solo persone, ma anche delle storie, le cosiddette buone pratiche di partecipazione, che hanno dimostrato concretamente che è ancora possibile partecipare. Cosa possiamo aspettarci magari da un appuntamento come la settimana sociale, e se davvero si può fare qualcosa per invertire la china che attualmente attraverso anche quel senso di scoraggiamento, quel senso di perdita di speranza che si respira quasi dappertutto? L'appuntamento di Trieste può essere sicuramente un appuntamento fondamentale per riattivare, come dicevo prima, non solo l'interesse per la democrazia in sé come sistema politico, che poi eventualmente faremo un cenno, è in crisi a livello globale, cioè in una dimensione internazionale, ma può essere una palestra per riattivare delle pratiche partecipative interessanti. Credo che una direzione importante sia quella che accennava anche lei, cioè ritornare a porre l'attenzione sulla consapevolezza che occorrano dei corpi intermedi all'interno delle strutture democratiche per fare in modo che esattamente quell'equilibrio che dicevo prima tra rappresentanza e partecipazione possa essere effettivamente efficace. Naturalmente questo non significa tornare indietro nel tempo, fare discorsi orientati al passato. È bello ricordare, proprio pensando alle prossime settimane sociali, come il tema dei corpi intermedi e della mediazione sia stato in passato, in alcune precedenti edizioni, esattamente il cuore, il centro della riflessione delle settimane sociali. E questo è importante ribadirlo oggi, nel momento nel quale l'idea che, come dicevo prima, la mediazione, l'intermediazione possa essere messa in crisi dalle pratiche di immediatezza che ci offrono le tecnologie, le cosiddette ICT o comunque internet e la rete in generale, credo che il pensiero dei cattolici italiani possa essere significativo per riattivare, ripeto, questa partecipazione dal basso. L'importante, dal mio punto di vista, è sottolineare la funzione che hanno i corpi intermedi, non tanto per rappresentare, o perlomeno non esclusivamente per rappresentare, degli interessi
che sono presenti in maniera frazionata all'interno della società, no? Dagli interessi economici, sociali, politici, di tutte le tipologie, di tutte le varietà, non solo per rappresentare questi interessi, ma anche per vivacizzare la democrazia. Una delle questioni più importanti, lo abbiamo visto nelle scorse elezioni politiche in Italia del 2022, è il dato dell'astensione. Ma guardiamo la questione non solo da un punto di vista numerico. Come giustamente diceva lei, le elezioni non sono l'unico strumento affinché un regime possa dirsi democratico. Le elezioni però sono allo stesso tempo molto importanti perché, virgolette, creano i rappresentanti, selezionano i rappresentanti. Ma dall'altro lato le elezioni sono anche importanti perché creano un rapporto permanente tra l'eletto e gli elettori. Ecco, i corpi intermedi dovrebbero servire anche a mantenere vivo questo rapporto permanente, perché è alla base della fiducia che i cittadini possono avere nella democrazia, in modo tale che poi liberamente possono scegliere se confermare o meno quel rappresentante, se eleggerlo nuovamente o no. Però come lo si può fare? Con l'istantaneità della campagna elettorale ogni 5 anni, o grosso modo a scadenze più o meno regolari? Sì, certo, c'è anche questa opzione, però sarebbe meglio, sarebbe auspicabile che la democrazia, che il rapporto tra rappresentanti e rappresentati avvenisse costantemente anche attraverso queste arene, potremmo dire, di partecipazione, che sono i corpi intermedi, durante la vita, lo svolgersi feriale della democrazia. Un'ultima domanda, forse la più difficile, ma se la democrazia è in crisi a livello mondiale, la risposta non può che essere mondiale. Che risposta possiamo dare quindi? Ma qui la risposta sicuramente può essere a livello mondiale, e le dirò di più, secondo me può avere naturalmente anche una risposta da parte del mondo cattolico da questo punto di vista. Vede, una delle grandi questioni che la democrazia deve affrontare a livello internazionale, quello che viene definito il trend illiberale, cioè la tendenza di alcune democrazie, appunto, come dicevamo in apertura, tendono a retrocedere, arrancano davanti alle sfide del nostro tempo, e in alcuni casi tornano dentro il recinto dei regimi non liberali, appunto illiberali. Da questo punto di vista, la riflessione del mondo cattolico può essere determinante, perché esattamente in alcuni paesi nei quali questo trend illiberale è più marcato, viene utilizzato anche il pensiero, la tradizione del cristianesimo e del cattolicesimo per avvalorare questa ipotesi illiberale. Ecco, io credo che da cattolici dovremmo fare una riflessione seria, ponderata, su questo utilizzo, ovvero, in più in generale, sulla compatibilità del cattolicesimo e del liberalismo, sostanzialmente di quei principi che, una tradizione lunghissima e nobile della nostra storia, che ha visto convergere diverse sensibilità all'interno di questa idea, che appunto possiamo tornare a riflettere su questo aspetto, perché il cattolicesimo, la democrazia e il liberalismo, questi tre aspetti, possono fornirci degli spunti di riflessione sia a livello teorico, nella ricerca quotidiana, che chi appunto ha un ruolo all'interno delle scuole, delle università, dei centri di ricerca può sviluppare, ma anche come base indispensabile per la produzione di buone pratiche a cui si faceva riferimento prima, e sostanzialmente per un buon esercizio di partecipazione, di democrazia all'interno delle democrazie stesse.